Buonasera e benvenuti al quinto appuntamento di Activida, il canale YouTube ideato da Walter Gabellone, da 10 anni impegnato per sensibilizzare gli utenti della strada per essere sempre più sicuri. Salutiamo subito Walter. Buonasera, buonasera a tutti. E salutiamo soprattutto il nostro ospite d'onore, Andrea Baccassino. Buonasera a tutti. O buongiorno, magari mattina presto, Va bene, buonasera. Lasciamo il dubbio del tempo. Lasciamo tutto. Allora Andrea, cosa ne pensi di questa iniziativa, cosa ne pensi di Activida? Io conosco Walter ormai da molti anni, lui sa quanto io apprezzi quello che fa, anche se per fortuna, solo per quello credo, non sono mai stato toccato da questo tipo di dramma, che è quello di perdere un parente in un incidente stradale. Però mi rendo conto che questo è veramente uno dei problemi principali per la gioventù di oggi soprattutto. Quindi quello che Walter sta facendo in questi anni, quello che l'associazione fa, ha fatto e continua a fare, credendoci profondamente contro tutto e contro tutti, perché la vita associativa spesso ti porta a superare, ma è un ostacolo continuo, insomma. Quindi intanto il mio apprezzamento personale proprio verso le persone che si caricano la croce, alla fine di quello si tratta. Lo dico spesso pure io. Si tratta di caricarsi la croce e andare avanti, insomma, quindi posso pensare solo il meglio di questa associazione. Andrea, tu sei un cabarettista, comico, presentatore, come si legge su Facebook sei un talentuoso cabarettista più volte spronato dal pubblico ad andare a Maurizio Costanzo e a Zelito. Come ha avuto inizio la tua carriera? Manca giovane. Giovane, è vero, perdonami. Beh, era tutto inteso, dai, chi usa l'umor è sempre giovane, si mantiene giovane. Come iniziava? Allora, io dico sempre, da piccolo sono caduto e ho battuto la testa. Ah, ecco. Ed è cominciato proprio da lì, veramente. E poi nel 96, più o meno, ho pensato che questa mia attitudine, insomma, verso la comicità poteva diventare anche un mestiere, per cui ho cominciato a farlo, intanto ho cominciato a fare il cabarettista proprio dal 96, portando in scena le mie canzoni, i miei spettacoli. Poi ho pensato di iscrivermi a dei corsi di scrittura creativa anche per migliorare come autore. Ho frequentato per un paio di mesi la scuola di Holden di Torino con Alessandro Baricco come preside e Carlo Lucarelli come insegnante. Non sono nomi da poco. Poi sono andato a Padova, alla piccola scuola di scrittura creativa di Giulio Mozzi, che è un altro autore molto bravo, molto conosciuto. E quindi, insomma, mi sono dedicato soprattutto a quello, a imparare a scrivere bene. E dopodiché, quello che ho imparato, ho tentato di portarlo nei miei spettacoli. E adesso sono già 16 anni, quasi 17. Sono quasi maggiorenne come cabarettista. Insomma, è una bella avventura anche quella. Ed è poi una bella soddisfazione, insomma, essere conosciuto da tantissime persone e tutti, insomma, riconoscono in Andrea la sua semplicità e comicità, insomma, coinvolge tutti. Questo c'è da dire. Io più che altro sono me stesso. Porto sul palco la mia esperienza personale, quello che vedo in giro, quello che raccolgo, insomma, perché gli artisti hanno sempre le antenne un po' più puntate rispetto a magari le altre persone. Quello che vedo lo riporto e quello che sono tento di riportare anche quello. Tu Andrea, hai un'agenda abbastanza piena, fitta di appuntamenti disposti di paese in paese. Come sei alla guida? Oh, allora, dipende se c'è qualcuno al fianco oppure no. Ecco. Perché se c'è qualcuno al fianco mi dice sempre vai piano, vai piano. Io sono abbastanza, come posso dire, sto molto attento quando sono alla guida. Ci sono quelle volte in cui sei in ritardo, per cui magari la strada è sgombra e il piede va da solo sull'acceleratore. Prima che te ne vai ti do un libretto così, te lo metti sul parabrezza. Sì, sì. Quello è uno slogan nostro che dice è meglio perdere un secondo nella vita che la vita in un secondo. Uno degli slogan più belli che abbia mai sentito, tra l'altro, ed è verissimo. È quello che ti invita ad andare piano, no? Arrivi tardi, tardi al tuo problema. Infatti, però è meglio arrivarci. Ci arrivi, no? L'ultima, mentre venivo qui, considerando l'orario, appunto avevo il sole negli occhi e davanti a me c'era un trattore, il classico trattore che ti impedisce di andare a più di 20.
E lì devi decidere, sorpasso o non sorpasso. Ho deciso di non sorpassare. Hai fatto la scelta giusta. Sì, perché poi da dietro al dosso sono arrivate le macchine. Magari sorpassando c'è l'incognita, c'è sempre l'incognita. Io penso che la chiave sia proprio quella, la scelta che facciamo. Io dico nel dubbio non fare, lo dico sempre, nel dubbio non fare mai la cosa che pensi di fare. Fermati, aspetta, hai la visuale, ti sposti poco, perché alle volte, Andrea, io l'ho provato, sono esperienze che ho provato sulla pelle mia e non le racconto perché vado a vedere, sento, ascolto, le ho fatte io, le ho provate io. Hai la possibilità in qualche modo di riflettere quel secondo e quel secondo ti salva la vita, perché tu magari quel secondo hai fatto dei metri con la macchina che non ti accorgi, hai avuto la possibilità di avere una visuale diversa e riesci a concepire meglio l'ostacolo, hai più freddezza nel portare la macchina. Sono tutte quelle componenti che ti aiutano a non avere un incidente stradale. Poi il fato maligno è sempre di esaltare, quindi per carità però di Dio, non gli la persona mano. Prudente, ecco, non gli dà, la persona prudente non gli dà la mano, non ci mette lo zampino per dire no, prenditi la mia vita, no, non ti curare, o lo dici in dialetto, la vita è mia, la vita è mia, più fatica, la devi più fatica. Nei tuoi spettacoli hai mai pensato di fare uno sketch, una parodia dedicata alla sicurezza stradale? Non proprio dedicato alla sicurezza stradale, però in realtà qualche tempo fa, proprio su invito di Walter, lo stavo per dire, lo sprono sempre. No, partecipai a una delle serate organizzate dall'associazione per sensibilizzare e trasformai un po' uno dei miei personaggi, che è Alex, il giovane d'oggi, insomma era lui stesso che ragionava un po' da giovane d'oggi. Lui diceva, per esempio, ho fatto un giro con un motore di cross, sono caduto, oggi ho rischiato, mi rompo un razzo, meno male che azzignano casco. Perché purtroppo la protezione del gomito e non della testa, che è una cosa strana. Lo solito panaro, no? Esatto. Oppure c'era un'altra battuta che, insomma, con questo Alex che si apparta in automobile con la sua. Poi ti presenterò Bob, ti farò conoscere Bob, così lo porti nelle tue parodie. Va bene. Bob è quello che si imbriaca, Bob Rock è quello che non si imbriaca e dice alla di Magnoni, stasera ti porto io a casa. Ah, insomma, ci arrivano noi. Come vedete, con Andrea c'è sempre un feeling simpatico, perché in questo contesto veramente molto tragico e drammatico di questi giorni, stiamo tornando a leggere le cronache, sono molto brutte per gli incidenti che sono accaduti sulla Carmiano Nova, è morta una ragazza di 32 anni. Voglio dire, bisogna anche trovare il coraggio e la forza, io dico ogni tanto devo trovarla, devo sforzarmi per stemperare questa armonia negativa che circola nel contesto della sicurezza stradale. Purtroppo devo anche essere ironico, no? E quindi mi aiuta molto la presenza di Andrea Pancassino con le sue battute simpatiche. Troppo severi a volte porta anche negativo. Ad avere l'effetto contrario. L'effetto negativo, a infatti. Allontanare i giovani, insomma, dalla ma infatti nelle assemblee scolastiche, no? Noi cerchiamo, sì, li portiamo dei filmati, li facciamo vedere delle cose molto pesanti, molto toste, però poi bisogna anche cercare di scherzarci con e io in qualche maniera riesco ad ottenere la loro simpatia, la loro fiducia e farmi ascoltare mettendomi al loro livello di ragazzi. E questa è stata una tattica che non è stata studiata, eh? È una mia indole personale, io sono così, come tu dici, no, io sono Andrea Baccassini, io sono Walter Gabellone, ma una volta mi disse un amico, dice, stava giocando al flipper, la sai quando eravamo ragazzi, no, c'erano queste cose, e io ero là vicino. E cominciamo a sfotterci. Si gira e dice, oi, non ti stai quello, no? E io, no. Cerca la spicci, sai? E io lo stai, ci sono figlio. E disse un nome di un certo personaggio importante. Anche io mi girai e dissi, ah sì? E io sono figlio Aldo Gabellone, va bene? Quindi tu nemmeno conosci mio padre, quindi arriva pure e quindi era la battuta, no? Per fare le cose. Quindi è sempre questo il sistema delle cose. Bisogna trovare il tempo giusto, l'ambiente giusto per fare. E Andrea ha questa capacità, Paola, di poter comunicare con il mondo. Perché credo che l'ironia possa, insomma, portarti un po', certo, dovunque. Ma guarda che quei messaggi che lancia lui ogni tanto, quando sta sul palco e si ricorda di me, arrivano la gente. Andrea.